Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi facciamo l'evoluzione dell'uomo, ovvero l'Homo habilis. Con l'era quaternaria arriva l'uomo. Iniziò 2 milioni e 500 mila anni fa e si divise in due grandi periodi, la preistoria e la storia. A sua volta, la preistoria si divide in paleolitico e neolitico. Con l'invenzione della scrittura, invece, inizia la storia. In questa immagine vediamo che il discendente dell'australopiteco è l'Homo habilis. Con l'Homo habilis inizia la preistoria e, in particolare, il paleolitico, età della pietra antica. L'Homo habilis visse in Africa orientale circa 2 milioni e mezzo di anni fa. Era alto 140 cm, pesava circa 40 kg, aveva la testa arrotondata e un cervello più sviluppato. Era bipede e agile a usare le mani. Cosa mangiava? Era onnivoro, cioè mangiava sia la carne che bacche, erbe e radici. Dove viveva? Nella savana, nelle caverne e sugli alberi. Come viveva? In piccoli gruppi ed era nomade, cioè continuava a spostarsi per cercare cibo. I maschi si dedicavano alla caccia e alla difesa, mentre le donne si occupavano dei figli e raccoglievano bacche e frutta. L'Homo habilis significa uomo abile perché fu il primo a costruire un utensile in pietra, il chopper, che gli permise di procurarsi il cibo più facilmente. Il chopper è una pietra scheggiata solo da un lato. L'Homo habilis usava il chopper come arma da taglio e come arma per catturare le prede. Ci vediamo al prossimo video e per non dimenticarmi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per ricevere un po' di notifiche, mettete un bel mi piace, commentate, condividete e seguici!